Questo episodio non mi addentrerò più di tanto nei contenuti specifici della rivista stessa, ma era appunto per annunciare la ripartenza del format e dare comunque una spolverata su cosa può offrire questa serie che farà uscire Micromega d'ora in poi. E il resto poi lo vedrete nel video e vi auguro una buona visione. Ciao! Welcome back. Oggi riporto una serie interrotta per mancanza di tempo, che non mi dispiaceva per nulla fare e che stava anche riscontrando un mini successo. Per chi non ne fosse a conoscenza, sto parlando dei video sull'internazionale. Se non li avete visti, vi lascio la playlist di tutti quanti i video che ho fatto qui in descrizione. Se volete andare a dare una guardata, sentitevi liberi, insomma. In questa serie prendevo il numero dell'internazionale di quella settimana, lo leggevo per conto mio. Raccontavo il tema principale trattato, più altre notizie ritenute valide dal sottoscritto. L'abbonamento, ahimè, mi è scaduto e tanti numeri non sono stati analizzati, ma questo mi ha spinto a trovare una nuova rivista a cui abbonarmi, o comunque mi ha dato la possibilità, in termini di tempo e di risorse, di analizzare tante alternative valide. Ho pensato però di farlo insieme a voi, dato che ad ogni modo le compro, magari vi trasmetto anche qualcosa. Ho pensato quindi di analizzare quelle che compro in base ai miei interessi, oppure a un abbonamento che andrò a fare alla fine, oppure selezionare quelle man mano con argomenti più interessanti, che potranno anche arrivare ad essere di musica e non solo di politica, dato che adesso tratto anche di questo tema. Oggi però partiamo con una rivista politologica, Micromega, rivista bimestrale fondata nel 1986 con una tiratura pari a 15.000 copie. Il direttore attuale è Paolo Flores d'Arcais. La rivista è storicamente sinistroide e vi scrivono tante personalità di alto livello provenienti appunto da questo ambiente. Nelle ricerche di informazioni su questo volume ho scoperto che questo è il primo di una nuova serie che ha voluto lanciare Micromega, appunto, chiamata La Biblioteca di Micromega. Cosa prevede nel suo contenuto questa nuova serie? Diversi personaggi autorevoli attuali analizzano in ottica contemporanea diversi personaggi autorevoli del passato. Se devo essere sincero, per alcuni articoli mi sono trovato in difficoltà per il lessico utilizzato e per anche il pensiero intricato dei personaggi del passato. Ciò che invece ho potuto notare di positivo è il fatto che non si parla di politica direttamente, cioè alle volte sì, ma la maggior parte delle volte si fa invece tramite la spiegazione di studi scientifici, opere teatrali e documenti vari comunque. Se devo scegliere gli articoli che più mi hanno entusiasmato di questo volume, per darvi anche magari un'idea su chi viene trattato e appunto quali temi, allora, L'uomo in rivolta di Albert Camus, presentato da Paolo Flores d'Arcais, I saggi di Montaigne, presentato da Boualem Sansal, Il contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, presentato da Giorgio Cesarale, Democrazia e educazione di John Dewey, presentato da Axel Honneth, Il giovane Marx, presentato ancora una volta al direttore Paolo Flores d'Arcais. Il discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei, presentato da Tommaso Montanari. Rivoluzione di Jack London, presentato da Harry De Luca. Se dovessi trovare gli aspetti positivi e aspetti negativi, negli aspetti positivi posso inserire la varietà dei temi trattati, perché come ho detto prima, si parla proprio di politica spicciola, attraverso libri, documenti, ricerche scientifiche, si cerca di estrapolare qualcosa e viene spiegato a volte in ottica di pensiero della sinistra o a volte anche una semplice spiegazione su cosa volessero indicare questi autori classici. Un altro aspetto positivo che si collega a quest'ultimo è appunto una cultura classica che si fa. Dati gli autori classici che vengono trattati, io sinceramente non ne conoscevo alcuni di quelli trattati in questo volume e ti fanno apprezzare comunque il pensiero, ti fanno ricollegare a ciò che magari abbiamo oggi, a determinati autori ed è comunque interessante come cosa. L'ultimo aspetto positivo che posso delineare è la competenza assicurata, nel senso questa rivista è storicamente conosciuta come una rivista comunque che dal punto di vista teorico è molto soddisfacente e appunto si prendono le personalità migliori dei vari campi che vengono analizzati. Tra gli aspetti negativi, come ho già detto, il linguaggio complesso, che ovviamente è necessario se vuoi mantenere di un certo livello la rivista e appunto vuoi fare certe analisi teoriche.
Ma l'altro aspetto negativo è che sembra una rivista appunto pensata per essere di nicchia. Ora non voglio offendere nessuno, ovviamente, però in questa maniera non tutti, cioè compreso anche il sottoscritto, arrivano a comprendere determinate cose che appunto sono scritte e cioè, non dico che bisogna snaturare la rivista per colpa mia, però comunque è un aspetto che è chiaro, delineare. Vabbè, comunque per oggi credo che vada bene così. Ci vediamo presto con un nuovo video o sulla politica o sulla musica, si vedrà insomma. Ciao a tutti.